il pronto soccorso dell'ospedale, ma è un qualche cosa che dovrebbe coinvolgere sia il pronto soccorso in quanto attività di emergenza che viene svolta all'ingresso dell'ospedale, quanto pronto intervento distribuito sul territorio. Quindi coinvolge l'attività del medico e di tutti i mezzi di soccorso disponibili per l'emergenza su tutto il territorio. Una confusione viene fuori con le nuove terminologie usate soprattutto dall'ultima legge di De Lorenzo sulle emergenze sanitarie, quando si parla di SAIT e di SAUE. È impossibile tenere separate questi due sistemi di allarme e di attivazione di un intervento per l'urgenza e per l'emergenza. Un problema grosso esiste nel nostro ospedale, nel quale il pronto soccorso è gestito da medici che hanno un organico proprio del pronto soccorso. È prevista un piano sanitario regionale che prevede la presenza nel DEA di un medico e di un chirurgo a rotazione da parte dei medici di medicina e delle parti di chirurgia e una guardia attiva di alcune specialità e una pronta disponibilità di tante altre competenze specialistiche o di laboratorio di diagnostica strumentale. Dovrebbe essere presente una diagnostica strumentale per l'urgenza. Tutte cose che mancano, che richiedono per essere realizzate, strutture, personale, ma soprattutto buona volontà. Tante cose potrebbero essere fatte anche subito, indipendentemente da programmi che possono sembrare eccessivamente pesanti e anche irrealizzabili. Ancora? Sì, se vuole, poi tanto. Dove Fisca pure il ragionamento. Io penso che al di fuori di quelle che sono le prospettive a più lunga scadenza, come ad esempio la realizzazione di un DEA di secondo livello o la eventuale realizzazione del progetto per le emergenze sulle linee previste dalla proposta di legge De Lorenzo, io penso che una realizzazione pratica possa essere fatta anche in tempi relativamente brevi, realizzando quello che era previsto dal piano sanitario regionale. Sono 3 anni che ci stiamo battendo per quello, con delle difficoltà enormi che derivano non tanto da mancanza di mezzi e di disponibilità di locali o di mezzi finanziari, ma tanto da buona volontà. Esiste per esempio già un apparecchio radiologico che è da destinare al Dipartimento d'Emergenza, che non viene per esempio utilizzato perché la sua utilizzazione si renderà possibile quando. Sulla necessità di istituire i dipartimenti di emergenza, penso che ormai siamo tutti d'accordo, appunto per rispondere meglio ai bisogni del cittadino e dell'utente. Che cos'è un dipartimento di emergenza? Il dipartimento di emergenza è il collegamento funzionale tra più unità operative appartenenti a diversi servizi e presidi in relazione al problema dell'urgenza e dell'emergenza. Di attivare una struttura dipartimentale era a livello del servizio ospedaliero
era già previsto da DPR 128 del 69, appunto, che riguarda l'organizzazione interna dell'ospedale, e dalla legge 833 del 78, che è la legge sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Nell'immediato, in attesa che venga realizzato, che cosa si può fare? Innanzitutto prevedere a livello di pronto soccorso nell'arco delle 24 ore un'attivazione di un servizio di radiologia, cioè quindi quantomeno di un apparecchio radiologico e di un ecografo, senza che il paziente venga trasportato, subisca dei disagi. Un altro aspetto fondamentale è la creazione di uno spazio di posti letto per l'osservazione del paziente in fase acuta, in attesa che poi venga trasferito nelle unità operative specialistiche. Importante è l'aggiornamento del personale, che deve essere impostato subito, appunto per preparare il personale adeguatamente ad affrontare questa nuova situazione sarà data appunto dalla creazione dei dipartimenti di emergenza. Comunque volevo sottolineare che l'emergenza non nasce a livello ospedaliero, l'emergenza nasce a livello territoriale, per cui è opportuno rivedere l'organizzazione a livello territoriale. Quindi con una ridefinizione della rete di distribuzione delle unità mobili di soccorso, che dovranno essere dotate di presidi indispensabili, che poi dovranno essere ben definiti quali sono i presidi indispensabili in unità mobili di soccorso, quali sono gli operatori che dovranno operare sull'unità mobile di soccorso, quindi un medico e un infermiere, e anche per gli operatori delle unità mobili di soccorso dovranno essere previsti specifici corsi di aggiornamento e di specializzazione per affrontare questa emergenza territoriale. È adeguatamente preparato, perché è fondamentale intervenire immediatamente a livello di chiamata, di chiamata del soccorso, cioè da dove proviene la chiamata del soccorso. Questo ultimo. Posso andare? Ah. Dipartimento d'emergenza è una struttura nella quale il paziente si trova ad essere assistito. Casino? Si sente tutto. Niente, sospendiamo. Dipartimento d'emergenza è una struttura nella quale convergono tutte le esperienze più qualificate degli operatori sanitari al fine di assicurare una migliore e più completa assistenza al paziente in situazioni di emergenza urgenza. La differenza fondamentale fra il dipartimento e la situazione attuale è che dovrebbe essere il dipartimento che ruota intorno al paziente, non il paziente che diventa una figura itinerante in tutta la struttura ospedaliera, nei vari servizi e nelle varie divisioni. No, se no pensi. Dalla realizzazione del DEA mi aspetterei senz'altro un miglioramento dell'assistenza che noi possiamo offrire al paziente in situazioni di emergenza urgenza. Nella nostra realtà il DEA dovrebbe servire appunto per questo, dovrebbe servire per dare un'assistenza più qualificata, un'assistenza migliore a chi ha bisogno di questa. L'ospedale è in grado di affrontare situazioni di emergenza sanitaria? Sì, direi che l'ospedale è in grado di affrontare situazioni di emergenza sanitaria, ma purtroppo più per la buona volontà e la disponibilità degli operatori, dei vari servizi, delle varie divisioni, più che per effettiva e reale organizzazione di questi servizi. Il primo atto concreto per attivare il DEA dovrebbe essere a questo punto il reperimento sia degli spazi e l'installazione delle tecnologie, che poi sono tecnologie minime, non è che ci siano necessità assurde, basterebbe una radiologia, basterebbe un ecografo, basterebbe avere gli spazi e avere le persone in grado di utilizzare questo. L'ospedale è sempre pieno, mancano i posti letto per il ricovero urgente. L'ospedale è sempre pieno per diversi motivi. I motivi
cominciano sul territorio, cominciano in medicina di base, cominciano nei servizi territoriali che purtroppo hanno un funzionamento non idoneo a fare filtro e terminano in ospedale dove il problema si ripropone. Un aumento dei ricoveri perché fuori dall'ospedale ci sono delle carenze, un allungamento del tempo medio di ricovero perché all'interno dell'ospedale il paziente staziona più a lungo del dovuto per la carenza dei servizi, l'impossibilità. L'ospedale è sempre pieno perché purtroppo i servizi sul territorio sono carenti e i servizi all'interno dell'ospedale sono carenti, ma più che carenti, diciamo così, di figure umane, di volontà, è una carenza numerica, per cui il paziente che si trova ad aver bisogno di determinati accertamenti staziona in ospedale più del dovuto, appunto perché certi servizi non sono in grado di far fronte alla mole di richieste che perviene a loro dai vari reparti. Le soluzioni per l'organizzazione dei servizi date dai tecnici e prese dagli amministratori, però in piena e completo accordo. Non si può andare ognuno per la propria strada senza trovare un punto d'incontro nell'interesse poi alla fine del paziente. Cos'è il dipartimento di emergenza? Dovrebbe essere il miglior reparto dell'ospedale, perché se un paziente ha un problema di elezione può andare a scegliere e trovare la persona che se ne prende cura bene, se invece ha un incidente e ha un'urgenza non ha la possibilità di scegliere, deve andare direttamente in un posto che possa offrirgli la terapia migliore. Purtroppo attualmente può essere descritto con lasciato in speranza voi che entrate, in quanto le possibilità di uscirne vivo sono direttamente proporzionali alla capacità del singolo operatore che si trova in quel momento, alla sua disponibilità, e non è invece data come dovrebbe da un'organizzazione capillare. Francamente non mi aspetto che cambieranno molto le cose, non sono assolutamente ottimista. Però ci sono effettivamente molte cose che potrebbero essere fatte. Attualmente, ripeto, il nostro ospedale non è in grado di affrontare una vera emergenza sanitaria. I pazienti che sopravvivono lo fanno semplicemente perché hanno una patologia tale che gli permette di sopravvivere per la loro buona costituzione fisica, ma quelli che effettivamente hanno bisogno di una terapia d'emergenza vera e propria spesso purtroppo non la trovano. Per fare un esempio banale, mi è già capitato di avere pazienti con fratture pelviche e fratture lombari che per definizione non possono essere mobilizzati e che hanno dovuto subire per vari trattamenti e diagnosi 8 trasferimenti da barella a letti a tavoli radiologici che non li hanno uccisi soltanto proprio per la loro forte costituzione. Mentre invece in un reparto vero avrebbero dovuto avere tutto il trattamento, la diagnosi eccetera in un posto solo. Questo è veramente inaccettabile attualmente. Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione è una cosa assolutamente necessaria per una società civile. Nel nostro ospedale io ritengo che ci siano già delle strutture che possono concorrere alla realizzazione di questo Dipartimento e sono pronto soccorso, cardiologia, rianimazione e così via. Ovviamente vanno armonizzate, regolamentate e dirette. Io analizzerei soprattutto la situazione del pronto soccorso del nostro ospedale, perché è proprio di questi giorni l'emergenza letti che trova un riferimento alla impossibilità di porre una diagnosi negli ambienti del pronto soccorso.
Prima di tutto è assolutamente impensabile che si possa andare avanti con un pronto soccorso strutturato come l'attuale, dove si è travolti da code di pazienti che arrivano con i problemi più svariati e dove un medico, massimo due in certi momenti, devono affrontare questa marea vociante. È assolutamente indispensabile che il pronto soccorso venga dotato di un numero di letti di astanteria dove il paziente che con l'urgenza possa essere tenuto in osservazione e possa usufruire di una diagnostica un pochettino più raffinata. Attualmente al pronto soccorso si riesce a misurare la pressione, a fare un destro stick per la glicemia e fare un elettrocardiogramma. È assolutamente indispensabile che si possano fare radiografie di tutto il corpo e quindi occorre un distaccamento, diciamo, chiamiamolo così fra virgolette, dalla radiologia negli ambienti, nei locali del pronto soccorso. Inoltre, la possibilità di tenere un malato in osservazione anche numerose ore può permettere di convocare al letto del malato gli specialisti che sono già a disposizione dell'ospedale per la reperibilità. Lo specialista in reperibilità deve poter essere convocato per poter dare un contributo alla diagnostica del paziente che è in astanteria. In questa maniera noi potremo ovviamente non far correre rischi al paziente stesso, potremo arrivare a una diagnosi la più vicina possibile alla realtà e potremo anche evitare di ingorgare le divisioni mediche o chirurgiche di pazienti che potrebbero tornare al loro domicilio. La pubblica assistenza della Spezia è in questo momento estremamente sensibile per quanto attiene il Dipartimento di Emergenza e Accettazione. Oggi si parla molto di questo Dipartimento di Emergenza, però a dire il vero non è che si faccia molto. Noi della pubblica assistenza abbiamo pensato, in primis specialmente la pubblica assistenza della Spezia, di organizzare a livello provinciale una forma di Liguria Emergenza, come già esiste a Genova, per vedere di ampliare tutto questo non solo alla provincia spezzina, ma addirittura alle quattro regioni. Ci siamo già attivati in questo senso e abbiamo fatto una serie di riunioni assieme a tutte le consorelle della provincia, altre ne faremo fare per avere delle idee abbastanza chiare. E su questo abbiamo pensato anche, e siamo quasi pronti, a presentare un progetto in tal senso, progetto che poi farò vedere alla stampa in seguito, dopo che avremo concretizzato la cosa. Per quanto attiene l'idea che abbiamo è questa: per ora noi stiamo facendo il servizio di radiosoccorso, che come voi sapete è un servizio per gli anziani o per praticamente persone a rischio che sono solo in casa. Ora non mi dilungo su questo perché è un discorso che poi andremo a fare ulteriormente, però l'apparecchiatura che ci ha fornito in comodato, in concessione l'USL, ci permette di lavorare anche eventualmente su Liguria Emergenza per dipartimenti di emergenza, perché ha delle possibilità notevoli e questo ci consentirebbe, allora potenziando il nostro ripetitore sul Parodi, sul Monte Velluro, di ottenere praticamente tutto un ampliamento della zona e iniziare questo lavoro di Liguria Emergenza in collegamento già con Genova e eventualmente con Pisa o con altri ospedali che ci consentiranno poi di evitare tutti questi giri strani che si fanno oggi con le ambulanze per ricoverare le persone, per cui questo sarebbe già un vantaggio perché avendo noi come Liguria Emergenza già un programma di quello che sono le disponibilità di posti letto e di altre cose, si evitano perdite di tempo e altre cose in genere. Ecco questo. Sì, per un problema di dipartimento di emergenza, per noi medici, specialmente per noi di medicina che siamo costantemente impegnati in questo problema, è una necessità ormai inderogabile. Il nostro ospedale, malgrado non si sia trovato in questi problemi che abbiamo sentito in questi giorni, tuttavia corre spesso questo rischio, soprattutto per via dei pazienti che a volte dobbiamo trasportare o trasferire in altri reparti di centro più attrezzati, soprattutto cardiochirurgici o neurochirurgici. Però per rimanere in quello che sono le nostre competenze, al di là di queste branche estremamente specialistiche,
Sì, l'ideale sarebbe quello di avere innanzitutto, diciamo teoricamente nel futuro, una verticalizzazione dei reparti, cioè un monoblocco, quello che l'amministrazione sta cercando di fare in questi mesi per avere le necessarie autorizzazioni regionali e finanziamenti. Ma per quello che rimane adesso il problema attuale nostro, l'ideale sarebbe avere una struttura che ci permettesse di poter lavorare, di poter avere dei medici particolarmente esperti in questo tipo di settore, non più utilizzare i giovani nei pronti soccorsi, anche perché occorrono dei medici che abbiano già qualche anno di lavoro e qualche anno di esperienza. Soprattutto sono necessarie sempre le solite due figure, che poi sono necessarie dovunque, chirurghi e internisti, che a loro volta possano utilizzare i vari specialisti di competenza. Questo si può fare utilizzando delle guardie attive, cioè dei reparti, e eventualmente a chiamata i vari specialisti possono venire. Questa potrebbe essere una soluzione, ovviamente utilizzando un organico proprio, se fosse possibile, in un dipartimento di primo livello, oppure se proprio non sarà possibile utilizzare noi, anche se questo crea degli enormi problemi poi di assistenza nei reparti, perché chiaramente si sguarniscono molti reparti. Oltretutto in questo periodo abbiamo anche il problema dell'ospedale di Levanto, e quindi buona parte di noi sta andando regolarmente all'ospedale di Levanto, e quindi questo sguarnisce ulteriormente quella che è l'assistenza nel nostro reparto. Il nostro ospedale, diciamo che è in grado di assorbire emergenza, cosiddetta emergenza sanitaria, anche se molte volte ci capitano dei problemi, il problema dei pazienti appoggiati in altri reparti. Recentemente in cardiologia hanno avuto dei pazienti con infarto acuto appoggiati in reparti non di competenza, come per esempio l'otorino, come è successo a noi, come succede continuamente. Probabilmente utilizzare un DEA così minimo, in attesa che l'amministrazione riesca ad avere un DEA di, diciamo, di secondo livello, vuol dire attivare chiaramente un DEA anche minimo richiede la presenza, almeno la possibilità di poter attivare quei servizi che già sono attivi, ma che probabilmente con un dipartimento d'emergenza ci sarà necessità di avere più figure presenti, da quello per quanto riguarda quelle figure professionali che abbiamo adesso, cioè ecografisti, radiologi pronti per poter intervenire. Questo quindi creerà indubbiamente, se non si avrà la possibilità di avere un aumento di organico, degli enormi problemi, anche perché la radiologia è già impegnata, e quindi questo vuol dire dovere poter utilizzare più persone nell'ambito almeno delle 12 ore per poter fare questi accertamenti, che ormai sono fondamentali, o la stessa TAC, sono fondamentali per una definizione diagnostica più precisa dei problemi che hanno i nostri pazienti. Quindi questo ovviamente creerà numerosi problemi se non sarà possibile avere aumenti almeno minimi di personale per poter garantire queste ulteriori aggravi. Grazie. Abbiamo dei grossi rischi anche noi come medici. Oggi anche il mestiere del medico è diventato estremamente pericoloso, se vogliamo, perché se non abbiamo a disposizione attrezzature adeguate è difficile giungere a una diagnosi corretta, e nello stesso tempo attuare quelli che sono quei provvedimenti più corretti possibile per l'utente che viene da noi. Chiaramente questo però ha dei problemi. Per esempio abbiamo a volte problemi di ambulanza, non possiamo trovare un'ambulanza subito, si fa sempre il possibile, ma a volte capita che l'ambulanza aspetti mezz'ora, 20 minuti, quindi ci sono tanti problemi che sono complessi. Probabilmente tutti questi problemi verranno forse risolti con quella che sarà la verticalizzazione di un ospedale in un monoblocco, dove non ci sarà più possibilità, necessità di utilizzare tutte queste strutture, basterà semplicemente percorrere i corridoi e avere a disposizione tutto, se tutto questo verrà fatto in funzione proprio di un DEA che abbia queste caratteristiche come abbiamo visto già da altre parti. Certo, l'ideale sarebbe avere forse un organico proprio, come avrà forse un DEA di secondo livello, nell'attesa
bisognerà adattarsi e fare quello che ci viene chiesto entro certi limiti, chiaramente, perché anche noi abbiamo poi dei reparti, abbiamo dei centri da mandare avanti, dei hospital, quindi questo vorrebbe venire a sguarnire poi quella che è l'assistenza quotidiana e che dobbiamo dare, e poi per mantenere anche quegli standard e livelli qualitativi che ci vengono chiesti quotidianamente. Dunque, che cos'è per me il Dipartimento d'Emergenza? Naturalmente il Dipartimento d'Emergenza è un'istituzione che serve per... stacca un attimo, maledetto. Vai avanti, Il Dipartimento d'Emergenza per me è un'istituzione appunto al servizio dell'ospedale e del territorio, in quanto soprattutto per quanto riguarda l'emergenza territoriale. Si è già parlato tanto di Dipartimento d'Emergenza e di accettazione, soprattutto per distogliere tutti quei problemi che si vengono a formare attualmente nella nostra unità sanitaria locale. Se avessi il potere di decidere quale fosse più atto concreto per attivare il DEA, innanzitutto porrei un corso di aggiornamento per quanto riguarda il personale medico e infermieristico, non soltanto dal punto assistenziale, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo. Nel nostro ospedale, come nella nostra USL, vediamo che c'è una cattiva organizzazione, in quanto i servizi non sono in collaborazione tra di loro, c'è una dispersione di burocratica attraverso documentazioni, registri, autorizzazioni, cose varie che ci impediscono di poter intervenire in un determinato modo. Naturalmente io penso che se fosse istituito già da ora un ufficio infermieristico che potesse distribuire e creare dei nuovi modelli organizzativi, e tra cui introdurre anche il modello organizzativo del DEA, in quanto bisogna rielaborare il tutto, si potrebbero affrontare determinati problemi e risolverli nel miglior modo possibile. Perché io penso che lavorando all'unisono tra il dirigente o il direttore sanitario e tutti i caposala a livello delle unità operative, si potrebbe articolare meglio il lavoro. Soprattutto vi sono determinati servizi che dovrebbero funzionare, non dico 24 ore su 24, ma almeno nell'arco di 12 ore. Vedi il servizio della radiologia, che dovrebbe essere a tempo pieno, almeno funzionare dalle 8 alle 8. Come pure determinati altri servizi di emergenza. Naturalmente il modello organizzativo del DEA dovrebbe essere affidato a una caposala con una preparazione abbastanza aggiornata, in quanto potrebbe smistare il lavoro nel miglior modo possibile, come abbiamo visto in altri territori della nostra nazione. Basta. Ecco, e allora cos'è il Dipartimento di Emergenza, che attualmente chiamano DEA? Io preferirei chiamarlo DEU, cioè Dipartimento di Emergenza Urgenza, intendendo per urgenza le cose che non mettono a repentaglio immediato o che sono abbastanza limitate, e per emergenza un qualche cosa di più. Per me il Dipartimento di Emergenza e Urgenza non è altro che un insieme di persone, di servizi, di medici e infermieri che collaborano contemporaneamente ad un fine, che può essere sia quello di aspettare il malato quando arriva in ospedale, ma che fondamentalmente dovrebbe essere quello di coordinare il trasporto quasi dell'ospedale verso il paziente. Cioè a dire, devono arrivare con una centralina dove vi siano degli operatori validi, e poi potremo anche discutere quali, a chi compete l'organizzazione, devono arrivare delle chiamate che vengono analizzate, valutate e smistate in maniera da poter mandare
sul posto dove si verifica l'emergenza o l'urgenza, il medico se c'è bisogno, l'infermiere o l'ambulanza con i portantini e basta. Cosa ci si aspetterebbe? Che tutto possa andare meglio, perché si devono filtrare le varie emergenze ed urgenze, perché ci dovrebbero essere dei servizi alla porta dell'ospedale che fanno tutte le indagini preliminari, ci dovrebbero essere dei letti di accettazione, quindi una stanteria, e dopodiché il tutto viene smistato nei reparti di competenza. O addirittura, se il caso lo richiede, il malato viene accompagnato addirittura in altro ospedale più qualificato, senza attendere tutte le pastoie burocratiche di tocca a me, no, tocca a te, o perdere, insomma, in poche parole, del tempo. Anche per questo, secondo me, che i reparti di degenza, ma anche quelli di urgenza, sono sempre pieni. Per dipartimento di emergenza, per quello che ne intendo io considero un'aggregazione funzionale di uomini e mezzi atte a risolvere i problemi che noi abbiamo in questa città, cioè l'emergenza e l'accettazione. L'amministrazione ha ottenuto un DEA di secondo livello, che forse sarà l'optimum, ma sarà operante fra alcuni anni, perché non può prescindere dall'avere un organico proprio, e probabilmente avrà anche qualche letto in maniera da poter risolvere quei problemi più urgenti che si risolvono in genere in 24-48 ore. Attualmente verrà, penso, attivato un DEA di primo livello che presenterà l'assorbimento dei medici attualmente presenti nel pronto soccorso integrati con quelli delle medicine e delle chirurgie. Questa è la soluzione così, ponte di transizione, anche se richiederà degli enormi sacrifici da parte di medici e chirurghi, visto che l'amministrazione e la stessa regione hanno individuato come persone necessarie chirurghi e internisti per svolgere questa prima parte di lavoro. Naturalmente andranno, speriamo, potenziati gli organici, se proprio questo è l'indirizzo dell'amministrazione, perché non possiamo, come io parlo per la medicina, non possiamo fare medicina, centri, day hospital, occuparci dell'ospedale di Levanto ed anche del pronto soccorso. Quindi questo, naturalmente, io penso dovrà prescindere da un aumento dell'organico. Quanto alla necessità, alla carenza di posti letto, in effetti la patologia ligure è sempre più orientata verso il paziente anziano, che crea dei problemi molto grossi. Molte volte i pazienti vengono più volte nel corso di un anno, quindi questo crea situazioni abbastanza critiche. Quindi pazienti che necessitano di terapie prolungate e quindi per una riabilitazione, diciamo, adeguata occorrono parecchio tempo, cosa che non succede eventualmente con dei giovani per i quali un'agenza media di 10-11 giorni è sempre l'ottimale. Per quanto riguarda spesso, diciamo che ci può essere attesa anche per certi esami che vengono richiesti, molto sofisticati, e che attualmente sono richiesti molto dai medici perché danno delle definizioni diagnostiche adeguate. Noi come reparto di medicina, per alleviare un pochettino i disagi dei nostri colleghi radiologi e di altri servizi, avevamo chiesto che fosse possibile avere un ecografo per poterci risolvere i problemi nostri, sia per quello che riguarda la medicina interna e la cardiologia, una richiesta che è stata reiterata anche dal nostro primario, che però attualmente non abbiamo, di cui ancora non abbiamo avuto alcuna risposta. Il pronto soccorso è senza dubbio una struttura importantissima per quanto riguarda un ospedale. Direi che dal pronto soccorso già si vede il biglietto da visita dell'ospedale corrispondente. Purtroppo il nostro pronto soccorso, come ormai è un pochino risaputo da tutti, è in una situazione precaria, e per quanto riguarda l'organico, e per quanto riguarda le strutture attinenti al pronto soccorso stesso. Per quello che riguarda il DEA, direi che sarebbe un'acquisizione molto importante per l'ospedale di La Spezia, perché indubbiamente potenzierebbe queste strutture del pronto soccorso
facendo in modo che anche il lavoro poi che viene fatto susseguentemente nei vari reparti di ricovero sia diciamo più selettivo, nel senso che l'ammalato viene quasi sempre inviato nel reparto più attinente. Indubbiamente nel nostro pronto soccorso attualmente ci sono delle carenze che, come ho già detto, non sono soltanto per quanto riguarda l'organico, ma anche delle carenze strutturali. Una delle cose più importanti che io ritengo e che per la verità ho richiesto da anni ma che non ho mai ottenuto è la presenza di un apparecchio radiologico con un tecnico che debba essere presente 24 ore su 24, e la presenza di questo apparecchio radiologico ridurrebbe senza dubbio molto il tempo, perché attualmente cosa succede? Succede che un ammalato che ha bisogno di un esame radiologico viene inviato in reparto. Dal reparto si richiede poi un'autoambulanza successivamente perché venga il malato riportato in radiologia e poi dalla radiologia quindi ritornare in reparto. Tutto questo potrebbe essere ovviato quando ci fosse un apparecchio radiologico in pronto soccorso e quindi questo verrebbe fatto tutto in modo diretto. Altra cosa che ritengo molto importante è la scarsa importanza che viene data alla preparazione del medico che viene inviato in pronto soccorso. Io so che ai miei tempi, quando mi sono laureato, e questo risale purtroppo a molti anni fa, che direi 35 anni fa, c'era una disposizione in cui per un medico, per poter essere assistente di pronto soccorso, necessitavano almeno 4 anni di laurea. Questo perché testimoniava l'importanza del ruolo del medico nel pronto soccorso. Quindi tutte queste cose. Attualmente, finalmente qui si parla, per quello che riguarda il nostro pronto soccorso, direi si parla per quello che riguarda il DEA, è un dipartimento di emergenza e di accettazione che indubbiamente sarebbe un salto di qualità e di cui noi desideriamo tutti che venga attuato. Perché infatti un'altra direi lacuna del nostro pronto soccorso è quello di non avere neanche un letto per una diastanteria, cioè molte volte i reparti vengono ingorgati proprio perché non c'è la possibilità per il medico del pronto soccorso di poter tenere sotto sorveglianza, alcune volte soltanto per alcune ore al massimo, oppure per una nottata, un paziente che poi potrebbe essere rinviato a casa successivamente. Invece, indubbiamente, il medico del pronto soccorso è obbligato, senza avere un letto appunto di astanteria, a sempre a ricoverare i pazienti e molte volte in questo modo si vengono ad ingorgare i reparti, i vari reparti. Dipartimento d'emergenza, finalmente se ne parla e finalmente se ne parla in modo concreto. Sino a poco tempo fa era un qualcosa che era una voce, qualcosa che sfarfallava per le corsie dell'ospedale, ma qualcosa che era sentito ed è sentito. È importante che anche la nostra città, con i vari pronto soccorsi, i vari DEA che si sono creati al nord, leggiamo il Veneto. Anche noi, la nostra Spezia, diciamo che tra l'altro è una città a rischio, vediamo i cantieri navali, vediamo le fabbriche varie, è una città a rischio, proprio per il tipo di lavoro ha bisogno di questo dipartimento d'emergenza. Ma prima di fare il dipartimento d'emergenza, e questo mi sembra una cosa ovvia, dobbiamo ricreare le strutture, bisogna rifare il servizio. Il nostro servizio di pronto soccorso è obsoleto, è vecchio. L'entrata delle ambulanze al pronto soccorso sballottano quanto vogliono, scusatemi l'espressione, però questa sballottano i pazienti. Dobbiamo ricreare un qualcosa, dobbiamo subito, è impossibile iniziare così d'amplen il servizio come dovrebbe essere, ma cominciamo sin da domani a metterci in contatto radio con le varie ambulanze che sono sulla provincia, cominciamo a mettere una centralina con quale il medico può mettersi in contatto con i barellieri, con i volontari della pubblica assistenza, con quelli della Croce Rossa, che ci dicano immediatamente cosa hanno a bordo, e di lì il medico potrà dire vai piano, oppure vai forte, oppure metti la gamba sollevata, oppure, ecco,
però sappiamo perlomeno cosa sta arrivando. In questo momento, da lì è sempre stato così, in tutti questi anni, noi sentiamo il pronto soccorso ed è uno stress, credetemi, il personale che lavora il pronto soccorso subisce degli stress notevoli, sente arrivare, sente l'ambulanza, sente la sirena, non sa cosa l'aspetta, non sappiamo nulla di quello che sta arrivando. Dobbiamo prepararci al peggio, fortunatamente non è sempre il peggio quello che porta l'ambulanza con la sirena, fortunatamente dico, perché spesso e volentieri abbiamo bisogno di essere tranquillizzati noi stessi, noi operatori, gli infermieri, i medici, e a proposito dei medici e a proposito degli infermieri, per quello che si sente dire in televisione, nei vari telegiornali, se il pronto soccorso della Spezia non è ancora finito sui giornali, non è nei telegiornali, dobbiamo dire grazie, grazie veramente di cuore, tutta la città lo deve dire. Scusatemi se sono un po' patetico, posso sembrare, ma è una cosa che mi sembra doverosa fare da me, caposala del pronto soccorso. Grazie a loro abnegazione, a loro volontà, che il pronto soccorso della Spezia funziona, e vi posso garantire funziona bene.